Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, oggi ho deciso di registrare un nuovo video dedicato ai miei ultimi acquisti. Quindi vi faccio vedere un po' di prodottini e di alcuni vi posso anche dire la mia opinione perché li sto testando già da un po'. Parto subito con il primo acquisto, che però non vi apro e ora vi spiego il perché, ed è la palette di Iconica di Cosmify che ho comprato da OVS. Iconica, sapete che è questa palette uscita in edizione limitata, che era andata sold out durante il preordine. Io ho sempre voluto acquistarla, però il fatto che non c'erano recensioni in giro, ma solo l'opinione degli icon che ci avevano lavorato in questo progetto, non mi ha spinto ad acquistare immediatamente, anche perché sinceramente seguo diversi icon, però non tanto da dire sì, hai creato un prodotto, siccome tuo lo devo comprare, ecco, giusto per intenderci. Quindi volevo guardarmi un po' di recensioni in giro e chiaramente, essendo andata sold out prima, durante il preordine, era inutile e diciamo anche guardare le recensioni perché non si poteva più acquistare. E comunque la palette mi aveva da subito piaciuta perché innanzitutto aveva un buon inci e poi la gamma cromatica non era affatto male. Per ora non la apro perché a parte la luce non rende, quindi sarebbe inutile farvi vedere swatch o quant'altro, però il mio obiettivo è quello di terminare la Dreamy Palette di Nabla, dopodiché potrò aprire Iconica e vi farò ovviamente la recensione. Poi, sempre da OVS, ho voluto prendere qualche prodottino e ho preso queste salviette che sono delle veline di shampoo a secco. Mi sembravano pratiche e comode da utilizzare. Poi non ho mai provato lo shampoo a secco, quindi mi sono detta perché no, per 1 euro. E poi ho preso queste qui, che sono sempre delle veline assorbi sebo, che io utilizzo sempre e sono molto molto comode. Poi ho preso il correttore che lo avevo terminato. Io ho sempre quel correttore Bio di Couleur Caramel che devo utilizzare, però essendo corposo, sto aspettando che arrivi l'inverno e quindi nel frattempo utilizzo correttori che trovo tipo all'OVS oppure nei supermercati. Siccome questo mi era piaciuto, io avevo utilizzato quello matte, ho voluto provarlo e sinceramente confermo la mia opinione. Ottimo prodotto, non secca il contorno occhi, non dico che dura tutto il giorno, però se ben settato, insomma, a fine serata arriva. E anche la colorazione va più che bene. Io ho preso la 20 Light Neutral e devo dire è un prodotto che posso assolutamente ricomprare. Poi, mentre stavo girando lì tra gli stand, ho visto questa matita rose gold, quindi ho dovuto prenderla, proprio perché era rose gold. Con i trucchi chiari, sinceramente non è che si nota tantissimo, perché io la utilizzo a mo' di eyeliner, però è davvero bellissima. Sicuramente in videocamera non rende, però fidatevi che è davvero molto molto bella e vi consiglio di acquistarla. Poi sono stata con una mia amica da Sephora perché volevamo comprare la palette di Kat Von D, la Lolita, che era in sconto. Quindi siamo entrate convinte di acquistarla e non c'era, era andata ormai sold out. Tra l'altro, ho visto che hanno creato una nuova palette, sempre di Lolita, e quindi non verrà più riprodotta. E deluse, ci siamo buttate su questo set di Fenty Beauty, che è la nuova collezione natalizia. In realtà a me piacevano alcune colorazioni, a lei piacevano altre e ci siamo divise il set. E vi faccio vedere com'è all'interno. Questa è la confezione, che è una scatola di latta che poi sono sempre utili alla fine. E queste sono le colorazioni. Allora, in realtà c'era un color fucsia e un arancione che ha preso la mia amica, perché a me sinceramente non piacevano, ed era Pretty Please e Cheeky, mentre io ho tenuto Pretty
Pussy, che è questo qui, che sto utilizzando praticamente sempre, Confetti, che è questo qui, bianco trasparente, e questo Hot Chocolate, che in realtà una volta applicato sulle labbra non è poi così scuro. Allora, noi, io e la mia amica dicevamo prima di entrare da Sephora, i gloss non ci piacciono, non li utilizziamo, eccetera eccetera. E non vale la pena spendere 30 euro per un gloss, perché è uno di quei prodotti che utilizziamo una volta ogni tanto, perché sono appiccicaticci, non ci piace la texture. In realtà io credo proprio che comprerò in full size questo qui, Pussy, perché vabbè, come tutti i gloss non dura tutto il giorno, non dura nemmeno se, cioè, se bevete va via. Quindi è uno di quei prodotti che va riapplicato, però ci sta. Poi non so se ci sono gloss che sono decisamente più a lunga durata, però mi piace la texture perché non è assolutamente appiccicosa e inoltre sembra quasi che vada a rimpolpare le labbra, anche se le avete secche, non dà alcun fastidio, anzi dà quasi una sorta di sollievo alle labbra, quindi questo mi è piaciuto e infatti la utilizzo davvero davvero con piacere, quindi sono molto molto contenta di questo acquisto. Poi quando siamo arrivate in cassa abbiamo visto le palette di Huda Beauty. Allora, in realtà la mia amica mi aveva già truccato con la Neon, lei ha anche quella, la Orange, e ha acquistato quella verde, quella Green. Siccome io volevo una palette dai toni del rosa, ho voluto prendere lei. La gamma cromatica è stupenda, gli ombretti sono veramente molto pigmentati, chiaramente vanno lavorati rispetto agli ombretti classici, non lo so, per esempio gli ombretti di Too Faced, per intenderci, quindi vanno un pochino lavorati di più, però basta solo appoggiare il pennello e sono da subito pigmentati e, ripeto, una volta lavorati per bene si sfumano tranquillamente, quindi non fanno macchia, quindi anche se non siete pratiche potete andare tranquille. E tra l'altro durano tantissimo, cioè vi truccate al mattino, la sera sono lì, perfetti, tutti i colori sono lì. E questo mi piace, anche perché io poi non uso nemmeno primer, generalmente vado di correttore, e quindi mi è piaciuta la resa. Un po' meno questi ombretti, chiamiamoli questi ombretti top coat, che li trovo poco scriventi rispetto alla qualità della palette, non so se vedete, questi sono stati un pochino deludenti. Cioè, mi aspettavo qualcosa di un pochino più strong, però alla fine non disprezzo questa palette, sono contenta di averla acquistata. E gli ombretti sono ovviamente, sì, neon, nel senso, essendo una palette dei toni del rosa, non può essere mai neon come un arancione, un, non lo so, un rosso, quindi risulta sempre un trucco tra virgolette naturale, però il rosa si vede, si nota, si fa notare, e quindi questo mi piace sinceramente, contenta di averla acquistata, e forse acquisterò anche le Huda, quelle le ultime uscite, non ricordo ora il nome, quelle comunque dei toni naturali. Poi altro prodotto che ho preso da Sephora è questo qui, questi cerottini per il naso di questo marchio Kaolion, che ancora però non ho provato, quindi non so dirvi come sono. Poi ho preso alcuni prodotti della Find, tra l'altro se può interessarvi, appena ho un pochino di tempo, perché purtroppo stando sempre a lavoro, quando torno a casa ormai è tardi e la luce è quella che è, e volevo farvi anche una recensione di questi prodotti.
Allora, intanto vi mostro questo rossetto che sto amando. E uno l'ho anche terminato e lo vedrete nei prodotti finiti, ed è il numero 02, che è praticamente un rossetto nude, shimmer, cioè lucido. È molto confortevole, chiaramente essendo shining non è che dura tanto tempo, però insomma va più che bene. Poi questo è un blush rosato, molto bello, molto pigmentato. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sembra anzi un rosa biscotto, ecco. Questo è il colore, non so se si nota, però comunque questi ve li farò vedere poi in un video a parte. E mi piace tanto, è molto pigmentato ma si sfuma bene. Poi questo è il bronzer, che in realtà non è freddo, quindi è un bronzer caldo. Anche questo comunque è pigmentato ma si sfuma bene. Devo dire, sono veramente molto molto validi. Poi, altro prodotto, questo in realtà me l'ha regalato la mia amica, è un gloss di Winnie che ho visto su Instagram da diverse blogger, però questo in realtà è uno di quei marchi che potete trovare nei negozietti cinesi, ed è un gloss metallizzato che in realtà non utilizzo perché è abbastanza scuro e non ho occasioni di metterlo, quindi pensavo di utilizzarlo più che altro come ombretto liquido, vedremo un po', però comunque risulta confortevole e anche un colore pieno sulle labbra. Poi vi faccio vedere gli ultimi prodotti. Ho preso da Lidl, non è un prodotto beauty però ve la faccio vedere, questa candela alla vaniglia. Se vi piace la vaniglia prendetela perché è super profumata. Ogni volta che arriva il periodo di Natale io le compro sempre. E poi altri due prodotti. Questo non è di make up ma è un prodotto che sto adorando, una maschera viso con acido mandelico ed estratto di cetriolo, e che va ad eliminare le impurità. Praticamente voi l'applicate e la tenete in posa per 20 minuti e poi andate a rimuovere la pellicola che si viene a creare. Io la utilizzo non su tutto il viso ma sulla zona del mento, sulla zona del naso, e devo dire che una volta che andate a rimuovere la pellicola si vede la differenza. E costa anche poco, se non sbaglio l'ho pagata forse 3,50 euro, quindi mi piace molto. Questo è del marchio Seta Blu. Infine, ultimo prodotto è questo fondotinta, anzi non è un fondotinta ma una BB cream del marchio Inika, che potete trovare su Ecoverde. Volevo giusto cambiare il mio fondotinta perché io utilizzo quello di Puro Bio e ho preso questa che va bene per la mia tipologia di pelle, non è super coprente perché alla fine è una BB cream, però uniforma bene il viso e non risulta pesante, non fa macchia, non viene via diciamo a macchia, ecco, come quello di Puro Bio, perché io l'avevo provato un campioncino e sinceramente a me sulla mia tipologia di pelle e sul mio viso andava via a macchie, cioè macchie in cui si vedeva che mancava proprio il prodotto e mentre nelle altre parti del viso c'era, quindi era una cosa inguardabile. Mentre questa mi è piaciuta, anche per la mia tipologia di pelle va bene perché non è assolutamente pesante. E questa è la colorazione cream, quindi molto probabilmente valuterò anche di prendere il fondotinta. E niente, quindi questa è una BB cream, vediamo se c'è scritto altro, no,
Questa, se lo stratificate, arriva anche ad una media copresa. La profumazione però è molto forte. Se non vi piacciono quindi i prodotti profumosi, vi consiglio di evitare. Anche se poi comunque la profumazione va via. E niente, questi erano i miei acquisti. Spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!